a tutti cristallini e cristalline, nel video di oggi, come leggete da titolo, andremo a scoprire queste creazioni in resina. Allora, ho riprovato la tecnica Petri Dish in alcuni, in altri invece ho provato dei mix nuovi di glitter, quindi poi c'è questo di cui ho una paura tremenda e sono curiosa di vedere come sarà venuto. Allora, iniziamo con gli scartini, che è questo colore di qua. Sì, lo so che non c'entra niente, ma ho fatto un fiocchino di neve. Il colore mi piace tantissimo. Poi un cuoricino. Allora, in questi qua ho messo dei glitter anche turchesi e delle pagliette rotonde. Qua invece è semplicemente il glitter olografico. Poi ho fatto il gattino. Wow, che bello! Sto colore è stupendo. Ok, poi come altre cose, lo scartini, ho fatto un paio di stelline. Questo oro olografico. Una notina musicale. Una chiave, vediamo come è venuto stavolta. Giro il capello, dai, è carino, è venuto qua un po' male, però carino. Poi sempre ho provato a fare, oddio, non so questi aggeggini, vabbè, quelli per attaccare nella creazione, perché mi piacevano troppo quelli che mi hanno mandato le bimbi, e ho provato a farci lo stampo, però. Oh, che carino! Non è venuto. Il fatto di poterli personalizzare mi piace un sacco. Vedo bolle, perfetto. E poi l'ultima. Perfetto. Quasi perfetto. Poi, come altri scartini, abbiamo le conchigliette. Sono come sempre bellissime. La si è suicidata, piccola piccola, eccolo qua. Un'altra cosa è il drago, stupendo come sempre. Questo drago mi piace tantissimo. Poi scarti. L'unicorno con la tecnica Petri Dish, che è un po' stortino, non è venuto. Devo dire che vediamo se riesco a zoomarvelo. Mi piace, ha un bell'effetto. Sì. Questo mi piace. Poi ho provato a fare dei cammei sempre con la stessa tecnica. Questo qua rosso, ma non mi dice granché. Rosa e viola. Dio, si è macchiato lo stampo. Oddio, non so se mi piace o non mi piace. È carino l'effetto, sì. Tutto questa cosa qua, se l'avrei preferito un po' più anche da questa parte.
però sono abbastanza sottili, quindi ci stava. Questo con l'azzurro e il rosa, che non è male, ma non mi fa neanche impazzire. E infine questo con il blu e l'azzurro. Ecco, questo mi piace di più. Oddio, mi ricorda troppo il mare. Stupendo, questo è stupendo. Poi ho provato a fare in questa resina di qua e la tecnica Petri Dish, quindi qua vedete c'è un po' di mischiotto. Allora, questo dovrebbe essere normale, senza i glitter, se riusciamo a uscirlo anche meglio. Ok, bellino questo. Sì. Poi vediamo questo con il verde. Non so cosa possa essere venuto. Niente. Non si vede niente. Cioè, da dietro si vede che c'è questo effetto, davanti non c'è completamente. Ok, proviamo con questo. Qua non ho fatto nulla, ho solo aggiunto dei glitter che trovo stupendi. Cioè, sono questi qua azzurri. Vediamo se riesco a farvi vedere. E niente, si deve lucidare, quindi non si vedrà granché per ora. Qua ho aggiunto una goccina di inchiostro blu, ma si vede leggermente che c'è tipo qualcosa di blu qua dietro. Ecco, forse ho messo così, si vede un po', ma nulla di che. Questo, sempre stessa cosa. No. Si vedono le stelline e tutto quanto, ma non questo effetto. Ok, non è brutto però. Poi, vabbè, questa è semplicissima. Tiriamolo fuori, cioè il colore in purezza è stupendo. C'è poco da dire. Sono arrivati da poco dall'AliExpress questi colori che... Poi passiamo a questi qui. Allora, io inizierei dalla scatolina. Ok, un po' deformata, ma ce l'abbiamo fatta. Allora, questo è il davanti, il dietro è questo. Vediamo se con un po' di zoom. Eccolo qua. Allora, ci sono due bolle qua, quindi ottimo. Di che, dai, cioè, boh, mi aspettavo di meglio. Procediamo con questa parte di qua. Ok, ce l'ho fatta. Ed eccolo qua. Oh, che bellino! Guardate, mi piace come è venuta tutta questa cosa. Evidentemente era pure bagnata questa parte, non so perché. Erano tutte asciutte, tranne questa, va bene. E oddio, è bellissimo, è venuto tutto l'effettino così, che carino. Peccato che sia solo da quel lato. Bellino anche qua. Ok, ora io andrei a lavarmi un attimo le mani e continuo con questi. Quindi io continuerei con... Questo sembra bellissimo anche questo, quindi... Boh, questo. Di quelli ho troppo paura. Oh. Che bello. Oddio, anche qua sono macchiata, ottimo. No, vabbè, bellissimo. Stupendo. Quindi buone speranze per quelli là. Oh, che carino questo pezzettino di puzzle. Guardate che bello. Mi piace. Poi, goccina. No, decisamente no.
andiamo su questo. Questo è carino, guardate questo tocco, che bello, mi piace questa parte. Bella, bella. E ora arriviamo a lui. Ti prego che sia venuto decente. Forse un po' troppo bianco, ma non mi piace tutta questa parte. Bellino. Sì, mi piace tanto. Ok, ora arriviamo alla parte più complicata, tirare fuori questo qua. Ed eccolo qui. Oh, Dio. Vediamo se riusciamo a metterlo fuori innanzitutto. No? Sì. Bianco è sceso tutto da questo lato, però devo dire che il suo effetto là, guardate, guardate qua come è sceso il rosso. Dire che non mi dispiace, anzi è molto molto carino, estivo, quindi sì, sono contenta. E niente ragazzi, queste sono le mie creazioni di oggi. Oddio, il mio preferito, questo che trovo carinissimo, anche questo, anche il pezzettino di puzzle. Oddio, ce ne sono più di uno che è venuto carino, anche il bracciale è venuto molto carino, l'unicorno. Forse quelli che mi piacciono meno sono questi qua, perché non si è sfumato per niente, insomma, niente di che. Voi fatemi sapere quale vi è piaciuto di più e se avete dei consigli da darmi per far riuscire meglio questa tecnica per levare l'inchiostro dalle mani. Ora andrò a provare con un po' di candeggina perché è l'unica speranza che ho ormai. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!